Questa mattina in Sala Dante, alla presenza delle autorità civili e militari, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale per celebrare la giornata del ricordo. Sì, oggi è la giornata istituzionale del ricordo. È una giornata alla quale partecipano tanti studenti perché il ricordo, perché possa funzionare, deve garantirci il futuro. Può sembrare paradossale, ma è così. È lavorando sul ricordo che si può costruire un futuro che sia migliore rispetto all'attualità e soprattutto rispetto al passato. La lettera del giornalista e scrittore Pietro Tarticchio che fu ospite alla Spezia nelle precedenti celebrazioni, il primo momento toccante del ricordo del dramma dei profughi di Pola Istria, con l'omaggio a Vittorio Sopracase, ricordato nel suo intervento anche dal sindaco Federici, così lo ha ricordato Paolo Manfredini, presidente del Consiglio comunale. Ovviamente sì, eh, a Vittorio eh, questa città deve tanto. Eh, non solo eh, la comunità eh, degli esuli, ma proprio tutta la città. Grazie al lavoro di Vittorio, questo percorso del ricordo è stato riattualizzato, è stato rinvigorito, è stato collocato nella giusta dimensione, che è quella eh, di una ricorrenza nella quale possano riconoscersi tutti. Questo sforzo di Vittorio in tanti anni dobbiamo renderlo attuale e dobbiamo rilanciarlo nei prossimi anni. Il messaggio è rivolto soprattutto ai molti giovani presenti, anche dal delegato dell'associazione Giuliano Dalmata, Andrea Manco. Assolutamente sì, perché soltanto ricordando si può pensare ad un futuro migliore. E si può ricordare a tutti quegli italiani che vennero infoibati o ai 350.000 che riuscirono a scappare da quelle terre del confine orientale per rimanere italiani e soprattutto per rimanere vivi. La loro unica colpa era soltanto quella di essere italiani perché morirono, vennero fatti sparire, cittadini di qualunque ceto sociale e di qualunque professione. E tra i quali carabinieri, poliziotti, farmacisti, operai, maestri. Insomma tutto ciò che rappresentava l'italianità di quelle terre fu brutalmente cancellata in quel periodo tragico e dai partigiani comunisti di Tito solo perché si riteneva che quegli italiani fossero sinonimo di fascismo. E così non fu invece, perché mia madre, che è stata un'esole polesana, scappò da quelle terre solo per l'amore che ebbe per l'Italia e per rimanere italiana. Quindi questo messaggio deve essere rivolto ai giovani perché dobbiamo sentirci fieri ed orgogliosi di essere italiani, soprattutto per ricordare coloro che con la loro vita pagarono la loro italianità. Purtroppo tutto questo è stato per anni nascosto, se non addirittura cancellato. Dai libri di scuola, infatti, io sui libri di storia sui quali ho studiato di questa tragedia non si parlava, la conobbi grazie all'esperienza diretta di mia madre. Non siamo qui per fare polemiche perché ciò che è stato è stato, ma siamo qui per ricordare dei morti che non ebbero colore politico, ma furono solo italiani.